Direi che qui il discorso si è allargato molto rispetto alla nostra proposta di quesiti referendari e si è allargato anche su temi che vanno affrontati sicuramente, il mix energetico e il piano energetico nazionale, un piano energetico nazionale che probabilmente va sviluppato e ben fatto e sicuramente non possiamo da domani spegnere l'utilizzo del gas naturale e del petrolio, però qui si parla di nuove concessioni all'interno del mare Adriatico con rischi ambientali altissimi. È su questo che noi dobbiamo riflettere oggi e su questo che impatta sui nostri territori e su questi decreti che tolgono la possibilità ai territori di fare vedere le criticità che ci sono nell'attivare queste nuove ricerche e queste nuove perforazioni. Sappiamo che in Europa, grazie anche a delle interrogazioni parlamentari che abbiamo fatti, negli ultimi 30 anni ci sono stati 9.700 incidenti legati all'estrazione di idrocarburi, 1.300 dei quali in Italia in 20 anni, per produrre, fra l'altro, per andare a raschiare il fondo del barile, perché sappiamo che ormai anche in Adriatico non è che ci siano grandi giacimenti. Qualcuno ci dice per dei posti di lavoro, ma i posti di lavoro li creiamo investendo pesantemente, come in parte forse qualcosa stiamo cominciando a fare anche noi, sulle energie rinnovabili. Sono quelle ad oggi che creano veramente i posti di lavoro. Quindi vi invito a riflettere, va bene a tutta questa grande poesia che come al solito nelle vostre risoluzioni riuscite a mettere, ma che alla fine si risolve in un blando sedativo. È un blando sedativo quello che avete creato con la vostra risoluzione, che non possiamo accettare, visto le premesse, visto invece il tema che noi vogliamo oggi toccare. Noi vogliamo bloccare quelle nuove autorizzazioni, quelle 27 autorizzazioni che rischiano di rovinare il nostro mare, e vogliamo ridare alle regioni la potestà di decidere su come vengono date le autorizzazioni. Allora, ovviamente sosterremo le richieste per ridare, come diceva il capogruppo Caleandro, il senno, noi lo consegniamo ai cittadini, nel senso che in questo caso, secondo noi, sono i cittadini a questo punto che devono dire l'ultima parola. Accolgo, con interesse le promesse, le proposte di Bonaccini di mettere mano all'articolo 38, però intanto non abbiamo sentito niente sull'articolo 35 dello Sviluppo Italia da nessuno di voi e questo ci preoccupa perché quelle concessioni diventeranno attive entro breve tempo. Raccogliamo questa disponibilità, però Presidente non ha partecipato agli ultimi incontri dei Presidenti delle Regioni che si sono incontrati proprio per discutere questo tema e quindi su questo noi rileviamo una mancanza, perché questa sua proposta di adire contro l'articolo 38 poteva farlo assieme ai presidenti, alcuni dei quali fra l'altro hanno sollevato questioni costituzionali su questi articoli. Noi come Regione Emilia Romagna non l'abbiamo fatto, forse perché non c'erano i tempi, però quando questi presidenti si sono riuniti la voce dell'Emilia Romagna in questo caso non c'era. Va bene. Quindi voteremo contro la risoluzione proposta dal PD, perché in questo momento, secondo noi, sicuramente ci sono alcuni aspetti positivi, ma l'azione che va fatta in questo momento è quella di dare la voce ai cittadini.